Ciao, oggi vi voglio fare vedere il twist. A cosa ci serve il twist? Innanzitutto è un gioco che possiamo fare con il nostro cane per fare sempre qualche cosa che sia di diverso e in più riusciamo un po' anche a lavorare, facciamo tipo stretching, un po' di movimento per la colonna vertebrale e per tutte le articolazioni. Ora lo faremo subito, andiamo proprio sul lavoro immediato, facciamo venire Alessandro. Con Nox, il lupo italiano. E quindi Alessandro, ti metti a favore di camera. Ok, te lo metti davanti. Gli togli pure il guinzaglio, riprendi pure Nox. Ora metti il cane di fronte a te, col premio, vedete, lo mettiamo di fronte. Ok, premialo e fallo stare in piedi. Facciamo così, Ale, mettiti di fianco in modo che la camera vede il tuo cane che è di fronte a te, stando te di fianco. Tu stai lì e il cane è di fronte a te. Il cane è così, di fronte a te, in modo che la camera vede l'esercizio. Lo metti di fronte, ok. Questo cane non ha fatto il twist, ok, gli dai il premio. Ora lo fai alzare con la mano, fallo alzare, mettilo vicino a te. Gira la mano sulla destra. Gira sulla mano sulla destra, destra, gira, gira, gira. Come vedete, ora stiamo vedendo tutte le problematiche che abbiamo. Dagli il premio. Non gli... Allora, cosa abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato che se ti fermi il cane si è seduto. Lui ha sbagliato perché stiamo premiando il seduto e non il twist. Quindi il movimento che faremo è veloce e poi lo premiamo che sta girato verso di noi, non che si sia seduto, quindi non lo mettere seduto. Vai un po' più avanti, Ale. Vai un po' più avanti, sposta il cane. Vai un po' più avanti, ok. Non lo mettere seduto. Non lo mettere seduto. Ah, fallo alzare, ok. Dagli il premio che è così, ok. Prendi il premio, ok. Rimettilo davanti. Fallo subito girare. Via, gira, gira. Ok, bravo. Abbiamo detto però che lo facciamo girare da dentro, verso di te, da de, ok? Di fronte a te. Giri dalla parte di là. No, la mano è sempre, come vedete, non è semplice. Ok, con questa mano. Ok, bravissimo Alessandro. Ok, va benissimo. Ora vorrei fare vedere un attimo io il movimento che si fa in maniera un po' più, prego. Ora facciamo questo, prendi lo prendi e giri. Ok, bravissimo. Lo premiamo prima che si sieda, quindi girate, prima che si sieda premo, bravissimo. Girate, bravo. Poi cominciamo, mentre gira, twist. E facciamo, lo facciamo girare e quando avremo, mi dai il microfono, grazie, quando avremo fatto tante volte il gira, noi diremo al cane la parola, inseriamo la parola twist, che almeno il cane una volta che sa questo giro, ogni volta che girerà twist, twist. Ora Alessandro, facci vedere che mentre gira gli dai la parola, vai. Non lo premiare quando è seduto. Bravo. Vai di nuovo. Ok. Benissimo, questo è il twist, quindi questo cane non l'ha mai fatto, è molto semplice farlo vedere con un cane, come diciamo sempre, che lo sa fare, quindi abbiamo visto tutte le problematiche che ha sia il proprietario nel dare indicazioni al cane, ma che il proprietario deve imparare prima cosa fare per poi aiutare il cane. Quindi abbiamo visto un video normalissimo di una persona che sta insegnando a un proprietario come fare il twist. Quindi,
mettete il cane di fronte a voi col premietto, fate girare, il cane guarda col muso voi, lo fate girare a senso orario e lo rimettete a voi. Quando l'ha fatto 2 o 3 volte, lo premiate prima che si metta seduto, una volta che l'avete fatto, cominciate a mettere la parola, quindi twist, 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 fino a che poi cominciamo a dare come si dice, meno indicazioni, in maniera tale che faremo così, twist, 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 poi sarà twist e il cane avrà imparato il twist. Quindi ragazzi, buon twist e mi raccomando, sempre in allegria, col sorriso, perché sennò il cane si stanca. Ciao!